Siete... Roberto, prego. Sì, allora, diamo subito la dichiarazione di Mario Draghi, del Premier italiano, che ha affermato rispondere con unità e determinazione. Intanto le truppe russe stanno attraversando anche il confine bielorusso, insomma una situazione che continua a diventare sempre più problematica, sempre più allargata, diffusa. Roberto, credo che riusciamo a metterci in contatto con Francesca Mannocchi, se me lo confermate. Francesca, mi senti? Sì, vi sento. Buongiorno, sento, Francesca. Buongiorno. Vorrei chiederti come vanno le cose, ma soprattutto vogliamo sapere da te sul terreno, innanzitutto dove ti trovi e qual è la situazione che stai vivendo in questi minuti. Allora, io mi trovo a Kramatorsk, nei territori del Donbass ucraino. Siamo stati svegliati stamattina, come le altre città, come Kiev, come Kharkiv, come Odessa, dai bombardamenti. Erano le 5 per tutti. Ci hanno svegliato tre forti rumori di bombardamenti. Probabilmente hanno colpito infrastrutture militari e la sede dell'aeroporto. Alle mie spalle vedete la coda di macchine alla stazione di benzina, e da 2 ore questa è la situazione in questa città. È una situazione surreale, perché da un lato c'è la corsa al carburante, la corsa al denaro contante. Da stamattina i bancomat si possono ritirare soltanto l'equivalente di circa 50-60 euro, e dall'altra parte c'è un pezzo di città che non si rassegna, le persone sugli autobus, i bambini che camminano con le cartelle scolastiche in direzione delle scuole, e uno stato davvero di surrealtà. Solo ieri sera questa città si era stretta in piazza con le bandiere, con il sindaco a cantare l'inno nazionale ucraino, a rivendicare l'appartenenza all'Ucraina, a rivendicare di rispondere solo ed esclusivamente al governo di Kiev. E poche ore dopo il drammatico discorso di Zelensky in russo, parlando ai cittadini russi, dicendo: gli ucraini vogliono la pace, ascoltate il vostro cuore, ascoltate la vostra coscienza, non lasciatevi ingannare dalle menzogne di Putin. Poche ore dopo, dicevo, la città si è svegliata sotto i colpi delle bombe. Ecco, Francesca, scusami, ti interrompo un momento, perché la regia, se può rimandarla in onda, ci ha mostrato le immagini in diretta della piazza di Kiev. Apparentemente sembra una piazza, come dire, quasi addormentata ancora, che non si renda conto di quanto, ecco, sta accadendo. Queste sono immagini che arrivano in diretta. Dimmi, tra l'altro, Fabio, allora, scusami Francesca, no, perché ti leggo un'agenzia che arriva proprio che riporta la notizia da Kiev. In Piazza dell'Indipendenza, nel centro della capitale, alcune auto della polizia con i megafoni hanno invitato i passanti a rifugiarsi nei sottopassi e poi rientrare immediatamente nelle proprie case. A te, Francesca. Sì. Sì, questi sono esattamente gli avvertimenti. Le notizie che arrivano da Kiev in queste ore sono pesanti, è stato colpito l'aeroporto, sono stati chiusi già ieri sera. Questo era stato il primo segnale che aveva allarmato pesantemente tutti, il fatto che velocemente era arrivato intorno alle 10 di sera la comunicazione che tutti gli aeroporti erano chiusi temporaneamente. Questo è evidentemente il primo segno dell'inizio di una guerra. Vengono colpite le basi militari, vengono colpite le infrastrutture, vengono colpiti gli aeroporti. C'è stato un attacco hacker fortissimo ieri sera, non solo al sito del Ministero degli Esteri ucraino, ma anche al sito dell'intelligence ucraina. Ci siamo quindi svegliati stamattina alle 5 spaventati, ma anche col rischio che fosse non funzionante il sistema di comunicazione, che quindi rimanessimo isolati anche perché erano state colpite le linee telefoniche. Quello che succede stamattina è che tutte le persone che abbiamo intorno
cercano di raggiungere i parenti, gli amici che sono in altre città. Ci arrivano notizie dalla linea di contatto dal sud che ci sono già città e villaggi che non hanno elettricità, che non hanno acqua e quindi famiglie divise che non riescono a raggiungersi. Dobbiamo stare molto attenti perché in queste ore quello che succederà sarà una forte campagna di disinformazione, sarà veramente molto complicato avere notizie accertate e verificabili soprattutto, e cercheremo di farlo con coscienza. Come sempre, naturalmente molta attenzione, ma non hai bisogno certo che te lo dica io. Senti, una cosa che volevo sapere da te, un'opinione o qualche informazione che hai raccolto. Poco fa Roberto ci ha dato l'informazione, sono stati abbattuti 5 aerei, sarebbero stati abbattuti a proposito di disinformazione, 5 aerei russi e un elicottero. Questo, credo, a mio giudizio, sia il segno che esiste un potenziale bellico, probabilmente da parte occidentale, e per le forze armate ucraine, che in qualche modo riescono addirittura a contrastare il potenziale bellico russo. Hai qualche informazione a riguardo che in qualche modo può confermare o meno anche queste notizie? Sono le comunicazioni ufficiali del Ministero della Difesa ucraino. Zelensky un'ora e mezzo fa, parlando alla nazione in un brevissimo comunicato, ha detto: siamo pronti, il nostro esercito è pronto, ha dichiarato lo stato di guerra. Già da ieri aveva emanato una legge che consentiva a qualsiasi cittadino di possedere un'arma per difesa personale, quindi da ieri tutti i cittadini sono chiamati alla difesa del paese. Queste sono le notizie che possiamo in qualche modo verificare, nel senso che sono comunicazioni ufficiali del governo, come è ufficiale appunto la dichiarazione dello stato di guerra. Anche qui alcune persone stanno cercando di scappare, altre si stanno rifugiando appunto nei rifugi antiaerei, altri, dicevo, in una situazione davvero surreale stanno cercando di continuare almeno oggi, in attesa di capire cosa accadrà, di continuare la loro vita quotidiana come ieri. Ecco, Francesca, per la tua conoscenza della materia, per la tua esperienza, il dado è tratto a questo punto. Qualsiasi tipo di azione diplomatica per fare un passo indietro, in questo preciso momento mi sembra molto difficile, se non impossibile. Ma quale può essere lo sviluppo? Perché è un conflitto che, visto quante sono le parti in causa, potrebbe deflagrare in maniera molto, molto pericolosa e drammatica. Mi viene da dire che è deflagrato stamattina alle 5 e che questa operazione compatta, simultanea soprattutto, su larga scala, appoggiata evidentemente dai paesi confinanti, ma soprattutto un'operazione che in maniera del tutto imprevista parte dalla capitale, non arriva alla capitale, comincia pesantemente dalla capitale, è un'operazione militare che rischia di lasciare davvero un numero di vittime altissimo. Senti, Francesca, nel frattempo, io non so, parlavi prima di situazioni paradossali, la popolazione che cerca in qualche modo, naturalmente terrorizzata, spaventata, di ignorare quanto sta avvenendo per quanto possibile, ma continua anche l'esodo delle persone che fuggono e riescono soprattutto a fuggire, soprattutto dalle zone del Donbass, dove credo tu ti trovavi fino a qualche giorno fa. Sono in Donbass, sono a Kramatorsk, nel Donbass ucraino, quindi sono qui. Quello che fino a queste ore non abbiamo assistito a un grande esodo di persone dalle aree della linea di contatto. Naturalmente da oggi cambia tutto, quindi ci sono già immagini delle strade bloccate alcune ore fa, di persone in fuga da Kiev. Immagino che lo stesso succederà qui. Ora, il problema è anche cercare di prevedere quanto pericolosi possano essere gli spostamenti. Ecco perché Zelensky invita alla calma e invita a restare a casa.
Ecco, dalle informazioni che abbiamo, le truppe hanno attraversato anche il confine della Bielorussia, quindi di fatto c'è un'operazione a tenaglia, prima i bombardamenti massicci in alcune zone e poi l'avanzata delle truppe terrestri. Ecco, quello che volevo sapere è se poi alla fine questi confini sono serrati, cioè se non è permesso quindi alla popolazione di mettersi al riparo, mettersi in salvo, o se di fatto sono chiusi ermeticamente. Probabilmente queste sono situazioni che andranno poi a svilupparsi nel corso delle ore, soprattutto perché non ci dimentichiamo mai, noi raccontiamo una guerra, raccontiamo quello che accade, ma dietro la guerra ci sono però le situazioni, ci sono le vite umane, c'è la sofferenza, c'è il dramma, il terrore di queste famiglie già provate da lunghi anni. Abbiamo visto in questi giorni scorsi e ogni casa praticamente ha un suo rifugio antiaereo o comunque contro le bombe da tempo, quindi è una situazione ulteriormente drammatica. Roberto, hai qualche aggiornamento per quanto riguarda il campo? No, proprio sull'argomento che stavate appunto trattando, c'è la grande fuga da Kiev, raccontano i media, quindi le persone non sono per nulla rassicurate, c'è grande paura e ci sono auto incolonnate all'uscita dalla capitale e code, come raccontava Francesca, code ai bancomat, dove però è possibile ritirare solo piccole somme. Insomma, la grande fuga da Kiev è iniziata, a testimonianza che c'è molta molta paura, come è giusto che sia, come è giustificato che sia. Roberto, credo forse possiamo dare la linea alla regia per qualche istante. Chiedo a Francesca se le è possibile, compatibilmente con la situazione che sta vivendo, di restare collegata con noi, perché torniamo nuovamente a sentire la sua testimonianza dal campo. Allora, linea alla regia, ci vediamo tra qualche istante. Le 7.35, ben ritrovati, vi stiamo raccontando in diretta quanto sta accadendo in Russia. C'è stato il discorso del presidente russo Putin, questa notte ha annunciato l'avvio delle operazioni militari che sono scattate su larga scala, quindi non come si credeva con un'occupazione soltanto delle due autoproclamate repubbliche del Donbass, ma anche su larga scala. È partito anche dal confine bielorusso questa manovra a tenaglia annunciata dal presidente Putin. Noi siamo collegati con Francesca Mannocchi, si trova sul campo e ci può dare testimonianza di quanto sta avvenendo. Nuovamente a te, Francesca. Sì, buongiorno di nuovo. La coda che vi mostravo prima di auto in fila alla stazione di servizio si sta allungando. Difficile capire cosa succederà nelle prossime ore. Questa città strategica del Donbass ucraino è sotto attacco, è stata sotto attacco stamattina alle 5, come Kiev, la capitale, come Odessa, e adesso le persone stanno organizzando questa giornata, chi cercando di lasciare la città, chi cercando di prelevare denaro, chi cercando di fare scorta di cibo. C'erano lunghe code stamattina davanti al principale supermarket del centro della città, c'erano lunghe code ai bancomat, come lunghe code alle stazioni di servizio. Le distanze in questo paese sono gigantesche, ci vogliono 10-12 ore di macchina da qui, dal Donbass ucraino, per raggiungere Kiev. Potete immaginare cosa significhi questo, cosa significhi per le persone, per i civili, anche pianificare uno spostamento, raggiungere le famiglie che sono separate dalla linea del conflitto. La prima cosa che tutte le persone che abbiamo avuto intorno dalle 5 di questa mattina hanno fatto ininterrottamente è stato cercare di parlare con i propri parenti nelle aree diverse dell'Ucraina, per chiedere se i parenti stessero bene, se avessero cibo a sufficienza, se avessero modo di lasciare il posto in cui si trovavano. E per tutti c'è stata questa
Primissima domanda, state bene, state al sicuro, siete al sicuro, siete protetti? La persona che sta lavorando con noi per alcune ore non è riuscito a contattare la sua fidanzata, per esempio, che è a sud, a Mariupol, che è stata pesantemente colpita in queste ore, città portuale, strategica. Queste sono, al di là dei discorsi sulle strategie, sulle alleanze, sulla geopolitica, queste sono le vite dei civili, queste sono le vite delle persone, e lasciatemelo dire proprio perché è parte del nostro lavoro. Siamo qui a testimoniare quello che succede in Ucraina anche grazie a delle persone che stanno trascurando le loro famiglie per lavorare con noi, e questa è una cosa estremamente importante, perché noi senza questi ragazzi e senza queste ragazze non potremmo essere qui a testimoniare quello che accade. Hai perfettamente ragione, fai benissimo a ricordarlo, Francesca, perché al di là delle telecamere, delle nostre facce che si vedono, ci sono dietro persone che rischiano la vita, e tra l'altro non dimentichiamo, perché sono persone che vivono in queste città che noi raccontiamo, sottoposte a bombardamenti, attacchi militari, ma hanno una doppia sofferenza, quella di vedere il proprio paese, le proprie persone care sottoposte a questo tipo di dolore così straziante. Volevo chiederti, prima di andare da Roberto nuovamente per un aggiornamento, tu parlavi prima dell'attacco sulla città nella quale ti trovi, nella Donbass, ma hai avuto modo di vedere se esiste una resistenza anche in quelle città da parte delle forze armate ucraine, oppure se si trovano a molta distanza da lì e quindi non si sono fatte sentire? Soprattutto, secondo te, perché si è fermato l'attacco sulla città dove ti trovi? L'attacco, i bombardamenti di questa mattina, simultanei tutti alla medesima ora, erano dei bombardamenti che annunciavano l'ufficialità della dichiarazione di guerra. Sono partiti tutti più o meno in concomitanza, ci siamo confrontati con colleghi che si trovavano nelle altre città, in alcune più pesantemente di altre, a Kharkiv davvero molto pesantemente questa mattina, ed era l'annuncio dell'inizio della guerra, il rumore delle armi, la dichiarazione avvenuta sotto forma dell'utilizzo dei bombardamenti. Ovviamente ci siamo svegliati spaventati, allarmati, ma dopo la dichiarazione di Zelensky possiamo immaginare che stamattina alle 5 siano state colpite delle infrastrutture militari dal punto di vista, naturalmente, appunto, gli aeroporti, e naturalmente strategiche dal punto di vista militare. Ora, alla fine di questa giornata probabilmente avremo un primo, sebbene vago, una prima, sebbene vaga, conta delle vittime, magari anche purtroppo civili di questa prima giornata di guerra, e cercheremo di capire attraverso l'interpretazione di questi numeri, di queste morti e dei combattimenti forse che ci saranno in corso, quale sarà l'evoluzione di questo conflitto. Cosa intendo? Intendo dire che probabilmente riusciremo a capire se l'intenzione di Putin è colpire soltanto le basi militari, colpire soltanto le linee del fronte, colpire soltanto i rifornimenti, gli aeroporti, o se invece attaccare anche la popolazione civile. Naturalmente hai perfettamente ragione. Allora però forse chiedo a Roberto conferma, è il caso forse un po' di ricostruire anche il film di questa giornata, Roberto? Poi a proposito delle vittime, la fonte sempre CNN, la apprendo dal sito di Repubblica, e si parla già di centinaia di vittime. Ma come si è arrivati a questa situazione? È stato un crescendo intenso, drammatico, ma anche molto rapido. Carla Rumor ci riepiloga la situazione che si è determinata, che è poi sfociata nella decisione assunta questa mattina da Vladimir Putin. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий.
Nel cuore della notte l'annuncio drammatico di Putin che in poche parole dà il via all'operazione militare in Ucraina. Le repubbliche del Donbass hanno chiesto l'aiuto della Russia e ho deciso di dare il via a un'operazione speciale per denazificare e denuclearizzare l'Ucraina. Un discorso durissimo che aveva spiazzato l'Europa e il mondo in cerca da giorni di una soluzione diplomatica. Aveva definito l'Ucraina un paese dominato da oligarchi antirussi, governata da potenze straniere che ha perso la sua sovranità diventando serva dei padroni occidentali. Ma il gesto più forte era stato la firma in diretta televisiva riconoscendo l'indipendenza delle due regioni separatiste del Donetsk e del Luhansk insieme ai due leader separatisti. Un gesto che aveva fatto sbriciolare le ultime flebili speranze di una de-escalation. Da quel momento incessanti erano cominciati incontri e confronti serratissimi dagli Stati Uniti al Consiglio Europeo, all'ONU, con il presidente ucraino Zelensky che intanto richiamava i riservisti e serrava le file. In contemporanea erano partite le sanzioni contro la Russia con il gesto più forte arrivato da Berlino che ha sospeso la certificazione per far partire il gasdotto Nord Stream 2 che collega la Russia alla Germania. E poi ancora, di nuovo in televisione, in conferenza stampa, Putin aveva affondato il colpo. Siamo ancora aperti a un onesto e diretto dialogo, ma finora il fallimento dei negoziati è dovuto unicamente alle posizioni intransigenti di Europa e Stati Uniti. Sicurezza e interessi nazionali non sono merce negoziabile, aveva detto. Intanto sul campo già da giorni armi e uomini sono arrivati da Occidente. Ieri il Pentagono ha ordinato l'invio nei paesi del Baltico e in Polonia di elicotteri corazzati. 800 soldati erano partiti dall'Italia e dal Belgio per aggiungersi alle forze NATO già presenti nel territorio. Sullo sfondo la situazione umanitaria. Dal 18 febbraio sono quasi 95.000 le persone che dal Donbass hanno attraversato il confine ucraino passando in Russia. Questo dunque è un po' il riepilogo della situazione, il racconto di come poi si è arrivati a quello che sta accadendo. Ho condannato l'attacco ingiustificato delle forze militari russe, ha detto Joe Biden, riferendo al suo colloquio con il presidente ucraino Zelensky, il quale mi ha chiesto, sempre Biden che parla, di chiedere ai leader del mondo di parlare chiaramente contro la flagrante aggressione al presidente Putin. Ha aggiunto Biden che nelle prossime ore vedrà i leader del G7. Chiedo a Francesca, si continua a parlare, cioè i grandi della terra continuano a parlare di sanzioni durissime e quindi chiaramente si cerca ancora di utilizzare probabilmente l'arma economica, perché la Russia potrebbe subire forti, come dire, penalizzazioni sul piano economico ancorché militare. Io penso che dalle 5 di questa mattina è cambiato tutto. Bene. E dobbiamo cominciare a parlare del conto umano e cominciare a parlare di numeri, parlando della crisi umanitaria drammatica che si apre in Europa a partire da stamattina alle 5. Se fino a ieri qualcuno qui aveva, e vi assicuro poca, voglia di speculare sulla fattibilità e l'effettiva capacità di modificare le intenzioni di Putin con le sanzioni, da questa notte è cambiato tutto nell'animo delle persone. Le persone oggi hanno un'unica necessità: sapere se i parenti stanno bene, avere cibo abbastanza per poter sopravvivere in caso di assedio. Questa città nel 2014 è stata assediata dalle forze separatiste per 3 mesi, ricorda che cos'è un assedio, i bambini ricordano i morti per strada, la gente non vuole tornare indietro di 8 anni, ne ha abbastanza e si sente da un lato stupita, attonita dagli eventi di questa notte e dall'altra braccata dalla necessità di reagire a quello che sta avvenendo, laddove evidentemente una negoziazione diplomatica ha fallito, quindi le persone oggi, anche la voce di Zelensky l'altro giorno a Monaco diceva dovete sanzionare, sì le armi non bastano, c'era ancora sul tavolo una sebbene tiepida possibilità di trattativa diplomatica, questa trattativa diplomatica evidentemente ormai non ha più una speranza. La speranza è definitivamente collassata stanotte alle 5. Ricordiamo che
Zelensky ieri sera nel suo discorso davvero significativo, un discorso che passerà alla storia perché si è rivolto in russo ai cittadini russi, non ha parlato ai grandi della terra, non ha parlato tanto e solo alla sua cittadinanza, non ha parlato a Putin, ha parlato la lingua di chi voleva rivendicare la pace ai cittadini russi dicendo non lasciatevi abbindolare. 2000 chilometri, condividiamo 2000 chilometri di confine, 200.000 dei vostri soldati sono stati portati a circondare il nostro paese, non lasciatevi incantare, non lasciatevi suggestionare, l'Ucraina vuole la pace. Questa è la lingua che si parla oggi qui. Zelensky stesso ha smesso di parlare di negoziazione diplomatica, il discorso di ieri sera su questo era incredibilmente indicativo, non c'erano più nei grandi della terra, non c'era più Putin, c'era la gente, la sua gente da difendere e i russi a cui chiedeva di ribellarsi a questo stato di guerra. Grazie Francesca. Io volevo tornare per un momento sul discorso di Putin perché c'è una frase importante e che dà, come dire, uno scenario, apre uno scenario davvero inquietante, e cioè quello Putin ha detto: in caso di interferenze straniere reagiremo immediatamente. Questo è un messaggio chiaro per la comunità internazionale. Credo che dobbiamo, non so se vuole aggiungere qualcosa, ma dobbiamo dare modo a Francesca di tornare al suo lavoro, soprattutto con molta attenzione. Torneremo a collegarci con te nel corso della giornata. Intanto ti ringraziamo per questa tua testimonianza così importante, per le cose che hai detto. Buon lavoro Francesca, grazie. Grazie a voi, a più tardi. Roberto, a te la parola. Sì, intanto c'è stata la telefonata scontata, ovvia, insomma, è quasi una non notizia tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, che hanno parlato appunto al telefono questa mattina. Hanno avuto una lunga conversazione per fare il punto della situazione e come riportano le agenzie, truppe e veicoli militari russi stanno entrando in Ucraina anche dal confine bielorusso, ma dal punto di vista logistico e strategico mi sembra appunto una cosa che fosse già una cosa scontata. Certamente. Forse possiamo chiudere questa nostra edizione straordinaria facendo il punto, se abbiamo il tempo per farlo, con le ricadute immediate, non tanto certo quelle sulla popolazione che sono le più importanti, ma anche per quanto riguarda poi lo scenario macroeconomico, economico che ci riguarda da vicino. Credo forse abbiamo qualcosa per poterlo testimoniare, lo faremo poi probabilmente più tardi perché abbiamo il tempo a nostra disposizione che per il momento è scaduto. Dobbiamo dare la linea a Omnibus, c'è Alessandra Sardoni che più tardi si collegherà, anzi con tutti i suoi ospiti, per fare il punto della situazione naturalmente, perché questa, come potete immaginare, ha stravolto tutto il palinsesto, come era giusto che fosse. Vi stiamo raccontando da prima delle sette, vi stiamo raccontando che cosa sta accadendo. Lo sapete, per giorni si è temuto un'escalation, questa escalation, nonostante le promesse, a questo punto possiamo dire forse non mantenute o comunque ambigue da parte della Russia, poi si è avverato lo scenario peggiore, quello di un'invasione, non soltanto un'occupazione come si temeva delle repubbliche del Donbass, ma di tutta l'Ucraina. Qualcuno aveva paventato il timore che il presidente russo, il Cremlino, potesse attaccare finanche la capitale dell'Ucraina, Kiev. Così è stato, ci sono stati dei lanci di missili sulla capitale, c'è stata, come ci raccontava Francesca Mannocchi, proprio dal campo, dalla Donbass, c'è stato un attacco multiplo, simultaneo, quindi studiato, preparato da tempo sulle varie città e sulle strutture strategiche, governative e militari del paese. Adesso bisognerà vedere che cosa accade. Roberto, gli aggiornamenti? Sì, ci sono ovviamente degli aggiornamenti, perché intanto i vertici dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk hanno annunciato di aver conquistato le città di Shastia e Shantsia Luganskaya in Donbass. Mi scuso anticipatamente per la pronuncia, che sicuramente non sarà stata perfetta. Poi c'è anche così le parole rivolte dal ministro degli esteri ucraino, che ha voluto
rassicurare gli ucraini nel mondo, assicurando per l'appunto che di fronte all'attacco di Putin nessuno sta scappando, esercito, diplomatici, tutti stanno lavorando, l'Ucraina combatte, si difenderà e vincerà. Diffondete la verità sull'invasione di Putin nei vostri paesi e chiedete ai governi di agire immediatamente. Queste le parole per l'appunto del ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Sì, certamente. Mentre parlavi però stavo vedendo proprio sulla CNN che stiamo seguendo, abbiamo vari monitor naturalmente delle finestre sul mondo in tempo reale di quanto sta accadendo, erano fonti diplomatiche, fonti militari russe, quindi come ci ricordava Francesca Mannocchi vanno prese sempre con attenzione perché devono essere tutte verificate. Allora queste fonti russe, scrive la CNN, non avevano registrato nessun tipo di resistenza ai confini dell'Ucraina e con la Bielorussia. Naturalmente questa diventa, come lo sapete, la guerra diventa anche una guerra dell'informazione, una guerra della propaganda, ognuno cerca di dare la versione che più naturalmente fa gioco da questo punto di vista. Io tornerei però nuovamente a parlare, a sottolineare l'attenzione sul fatto, secondo me è un dato importante militarmente parlando, che l'Ucraina sia riuscita ad abbattere 5 aerei russi, è una cosa davvero importante, anche alcuni elicotteri. Quindi sono dotati di un potenziale bellico per fronteggiare per quanto possibile le forze armate russe. In questi giorni abbiamo letto alcune dichiarazioni da parte di leader occidentali, da ultimo il premier britannico Boris Johnson, che annunciava l'invio ulteriore di nuovo supporto militare e bellico. Washington, la Casa Bianca, ha annunciato senza grandi misteri di aver dato ordine di spostare le truppe inserite nell'Alleanza Atlantica che già si trovano in quelle zone. Da ultimo sono partiti 800 militari americani, tra l'altro addestrati dai nostri alpini nella zona del Piemonte, proprio a combattere in quelle zone, perché lo scenario è quello simile a quello intanto, che avrebbero potuto trovare Fabio, in, scusa se in ti Ucraina. Interrompo. Prego Roberto. È proprio in questa ottica di mobilitazione dall'una e dall'altra parte il presidente bielorusso Lukashenko ha convocato i capi delle forze armate, quindi insomma ovviamente è un colpo e controcolpo tra le due parti. Ci sono poi le dichiarazioni della politica italiana, da Matteo Renzi, che dice, definisce l'attacco inaccettabile, l'Italia è con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, c'è poi il coordinatore nazionale di Forza Italia, Tajani, condanniamo fermamente l'aggressione russa e sosteniamo ovviamente con grande preoccupazione, sosteniamo l'unità dell'Occidente dinanzi a questa ennesima violazione della Carta delle Nazioni Unite. Hai fatto bene a ricordarlo, a dare testimonianza proprio di questo, perché poi a questo punto bisognerà vedere la politica, la diplomazia che cosa farà. Ci sono appuntamenti importanti, abbiamo detto prima, ricordato Roberto, la convocazione d'urgenza degli ambasciatori della NATO, ma anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Bisognerà vedere a questo punto la risposta, che non so fino a che punto possa limitarsi soltanto alle sanzioni, perché qui di fatto c'è una guerra in corso. Allora, come ha ricordato più volte il segretario della NATO Stoltenberg, le forze dell'Alleanza Atlantica sono forze difensive e non offensive, però qui ci troviamo in una invasione militare da parte di un paese nei confronti di un altro paese. C'è stato un attacco massiccio, lo ricordiamo, dopo il discorso di Putin alla nazione questa notte, ha dato l'ordine di far entrare, di attaccare proprio l'Ucraina, che è stata colpita in numerose città con esplosioni, con attacchi missilistici, con bombardamenti, con cannoneggiamenti. Le truppe dalla parte della Bielorussia sono già entrate, mentre nel Donbass sono già state occupate. Ecco, quindi questa è la situazione. Fabio, prego Roberto. Perdonami se ti interrompo bruscamente, ma volevo dare un aggiornamento anche alla dichiarazione di Coletta, mi sembra interessante da un punto di vista politico, perché ci sono dei sottintesi. L'Italia deve condannare senza ambiguità l'attacco all'Ucraina e insieme agli alleati reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Italia. I comodi terzismi sono stati spenti dalle bombe di Putin. Ora è o di qua o di là. Lo scrive su Twitter il segretario appunto del PD, Enrico Letta. Mi sembrava interessante.
Grazie Roberto, hai fatto bene a ricordarlo. Naturalmente ci si aspetta una posizione immediata, urgente da parte della comunità internazionale e anche da parte delle istituzioni. Sono le 7:57 minuti, noi ci fermiamo qui con questa edizione straordinaria. Vi abbiamo raccontato quello che è successo da questa notte fino adesso. Continua il racconto, noi diamo la linea subito ad Alessandra Sardoni e i suoi ospiti e continuerà proprio il racconto di quanto è avvenuto e sta avvenendo in queste ore. Ringrazio Roberto Bernabai per essere stato con me in studio. A grazie tutti a te, voi. Fabio. Una buona giornata. Buona giornata. Grazie.